Amici in cerca dei bambini più strani al mondo, benvenuti su Top Off. Ogni minuto nel mondo nascono migliaia di bambini. Ognuno di loro è diverso per forma, per grandezza, per peso, per razza, per capelli, per colore degli occhi. Ma soprattutto ci sono alcuni bambini molto particolari che non crederete esistano veramente. Per questa classifica e molte altre, mi raccomando, restate su Top Off e iscrivetevi al canale. Questo bambino è Lu Zihao e ha 4 anni. Lui è un bambino cinese e, come potete vedere dalla foto, è il bambino più grasso, più ciccione che esista. Questo non è esattamente un bel record da avere per un bambino che è alto meno di un metro e pesa quasi 60 kg. I suoi genitori non l'hanno mai limitato e anzi hanno sempre cercato di dargli da mangiare il più possibile. Il problema è che ormai questo bambino, secondo alcuni medici, ha già alcuni problemi riscontrabili negli adulti. Lui si chiama Fu Wengun ed è un altro bambino cinese che è nato con una rara forma di scogliosi. Nel 2016, per cercare di risolvere i suoi problemi alla schiena, questo ragazzo si è rivolto alla chirurgia e i suoi medici hanno iniziato ad analizzarlo e hanno trovato delle cose incredibili. Dovete sapere che una persona normale nella sua schiena ha 7 vertebre cervicali. Nel caso di questo ragazzo ne erano presenti ben 9. E qui sorge il problema, perché proprio per questa complicazione i medici hanno deciso di non operarlo. E ora parliamo di un bambino molto particolare, di una condizione molto rara. Il nome di questo bambino è Deepak e pensate, al suo interno sono presenti alcune escrescenze di un gemello che vive in simbiosi con lui. Tutte gli arti, tutte le parti che vedete in più in questo ragazzo sono in realtà di un gemello non formato nell'utero materno e vive insieme a lui in una forma quasi parassitaria. Ma alla fine, come potete vedere, per via della chirurgia, tutti questi arti, questi lembi in più, sono stati tagliati e il nostro bambino può vivere una vita normale. E ora andiamo in Perù nel 2004, dove incontriamo questa dolcissima bambina. Il suo nome è Milagros e, come potete vedere, è nata con le gambe unite e senza genitali. Questa patologia è veramente molto rara e fonde letteralmente insieme diversi organi o diverse ossa tra loro. Ma anche qui la chirurgia moderna viene in nostro aiuto e, sebbene la bambina ha dovuto sopportare ben 13 operazioni chirurgiche, adesso è libera di muoversi con le sue adorate gambe. E per ultimo abbiamo Mohammed Khalil. Lui è nato in India e anche lui, come tutti gli altri, ha una rarissima malattia, il gigantismo. Questa particolare malattia, come potete vedere, fa crescere a dismisura e senza controllo parti randomiche del suo corpo. Il gigantismo, fortunatamente per lui, è solo ridotto alle sue braccia, ma c'è di peggio, perché questo ragazzo viene considerato come il figlio del demonio e viene trattato con ogni forma di disprezzo e di razzismo dalla sua popolazione. Come sempre, spero che il video ti sia piaciuto. Lascia un like, iscriviti e noi ci vediamo in un prossimo media video. Tutti i giorni qui su Top Off. Ciao!